È arrivata mercoledì 22 febbraio la notizia che i lavoratori della PMT di Pinerolo potranno usufruire degli ammortizzatori sociali. Lo ha assicurato la sottosegretaria al lavoro Franca Biondelli, rispondendo all'interrogazione in merito presentata dalla senatrice PD Magda Zanoni. Dopo il fallimento del 31 gennaio, data del dichiarato fallimento dell'azienda da parte del Tribunale di Torino, la prima buona notizia. Ci è stata data la possibilità di proseguire con il trattamento degli ammortizzatori sociali che erano stati sospesi perché l'azienda era entrata nel fallimento e quindi l'anno di ammortizzatori sociali che loro avevano si sono interrotti e non avrebbero potuto riprendere se non con o la nuova azienda che subentra o con il licenziamento dei dipendenti che quindi andavano con la disoccupazione. È stata data una esauriente giustificazione ricordando una circolare del gennaio del 2016 e utilizzando questa c'è la possibilità di subentrare da parte del curatore fallimentare, quindi adesso la palla è in mano al curatore fallimentare che deve subentrare nel contratto di solidarietà chiedendo al Ministero del Lavoro di volturare, come possiamo dire, a suo nome il trattamento di CIGS in corso fino alla sua naturale scadenza, ovvero fino a settembre. Ma la parte anche importante di novità è che si potrebbe, visto che c'è una società estera che ha mandato una proposta di acquisto dell'intero asset aziendale, si può anche valutare l'applicazione alla fattispecie in esame di un decreto legislativo che non sto a farvela tanto lunga, che consente il riconoscimento prima del decorso del termine di 8 mesi di un ulteriore intervento di CIGS per le crisi aziendali. Abbiamo ripercorso le tappe che in quest'ultimo mese hanno portato alla situazione attuale. Dal 1 febbraio i dipendenti della PMT erano stati sospesi senza salario e senza la possibilità di accedere ad alcun ammortizzatore sociale. I lavoratori da quel giorno hanno organizzato un presidio permanente davanti ai cancelli della fabbrica per richiamare l'attenzione sulla loro condizione di fantasmi. Il fantasma per noi è stata un'idea per fare capire la situazione in cui ci trovavamo, perché per lo Stato e facendo parte noi come dipendenti del fallimento, a tutti gli effetti non avevamo diritto a nessun ammortizzatore sociale, nessuna contribuzione di conseguenza e quindi ci sentivamo dei fantasmi, perché per noi il fantasma era la figura che non conta più nulla, che nessuno la vede, ci siamo davanti a tutti, davanti agli occhi di tutti, ma solo per lo Stato non esistiamo più. Tutto il pinerolese si è dimostrato da subito partecipe alla vicenda. Il sindaco Luca Salvai ha più volte visitato il presidio e ha esortato i cittadini a partecipare alla manifestazione organizzata per sabato 18 febbraio. PMT per Pinerolo rappresenta un simbolo, no? È una delle poche ancora realtà industriali manufatturiere presenti e attive sul territorio. Questo è un territorio che al di là della PMT ha perso migliaia di posti di lavoro in questi 10 anni, è un territorio che ha perso servizi ed è un territorio che ormai è rassegnato, anche io credo, a questo tipo di situazione. Io penso che un momento di piazza, magari soltanto di 3-4 ore, però sia importante un po' per tutti quanti, per gridare forte insomma all'Italia intera, al Piemonte intero, che insomma questo è un territorio che non ci sta a rassegnarsi, che non ci sta a morire, che non ci sta. Manifestazione che è partita sabato mattina dai cancelli dello storico stabilimento per raggiungere il centro, con arrivo in Piazza Facta. I lavoratori, rincuorati dalla presenza di circa 2.000 persone, hanno chiesto a gran voce risposte a una politica che li condannava a questa condizione di limbo, senza la possibilità di un reddito. Un lavoro più sicuro, una tutela dei lavoratori, che si è persa tutta, non esiste più niente. Infatti noi siamo finiti in mezzo a una strada. Era pure quello il nostro intento, di coinvolgere qualche persona, far vedere, far conoscere la nostra situazione al territorio. Niente, aspettiamo delle risposte adesso. Alla manifestazione erano presenti alcuni rappresentanti politici che in questo periodo hanno favorito il dialogo con il governo per trovare una soluzione all'urgente problema di questi esodati 2.0. Abbiamo chiesto al ministro in un tavolo che le regioni hanno avuto la scorsa settimana, abbiamo
chiesto di attivare una riflessione per analizzare quelli che sono i vuoti normativi che si determinano in alcuni contesti. Questo è un caso molto particolare. Il commissario ha ricevuto la manifestazione di interesse nel momento in cui si è innestato il fallimento e quindi si passa da una procedura all'altra. Il ministro ha dato ampia disponibilità a fare questo tipo di analisi, questo tipo di verifica, che implica però un processo di carattere legislativo. Nel frattempo quello che occorre fare per risolvere nella pratica la questione è quello che il commissario sta facendo, è ridurre i tempi di perfezionamento dell'acquisizione da parte dell'azienda cecoslovacca. Riducendo i tempi si potrà partire con la cassa integrazione per riorganizzazione, che è lo strumento che si può applicare in un contesto come questo. Ancora una volta il pinerolese si è dimostrato compatto e partecipe per le sorti di un'azienda che ne ha segnato la storia. In prima fila anche le istituzioni religiose, con il vescovo di Pinerolo e il presidente del primo distretto delle chiese valdesi che sono intervenuti a sostegno dei lavoratori durante la manifestazione di sabato. Fatto questo, che è seguito alla lettera aperta della chiesa valdese di Pinerolo, letta in occasione del falò in Piazza d'Armi di giovedì 16 febbraio. Un primo nodo che si scioglie in questa intricata vicenda che intanto attende sviluppi per quel che riguarda i destini dell'azienda. Finora non c'è nulla di ufficiale, ma all'orizzonte ci sarebbe l'offerta dell'azienda ceca Papcel. Quali siano i termini di tale interessamento e quale possa essere il suo eventuale piano industriale, però, ancora non è noto.